Paolo Di Bonaventura, uno dei tifosi della Curva Nord che ha fatto questo grandissimo sforzo per organizzare la partita del cuore. Facciamo una riflessione, stiamo preparando anche un documentario con 4 domande secche in cui sentiremo cosa pensano tutti i convocati e gli allenatori su Roseto, sul basket, su una persona che porta nel cuore e sui tifosi, quindi ne sentirete le belle. Ma adesso tocca a te parlare. Come è nata questa idea e quanto ci avete messo, visto che è stata fatta davvero con grande sforzo? Allora, l'idea è nata al momento in cui siamo stati contattati, diciamo, dai tifosi della Fossa dei Leoni di Bologna, che sono nostri gemellati. Loro, quando siamo stati colpiti noi dal terremoto, ci hanno dato una grossa mano nel gestire l'emergenza qui a Roseto, quindi ci sentivamo assolutamente in dovere di sdebitarci con loro, ma soprattutto noi della Curva Nord abbiamo fatto della solidarietà, diciamo, un punto fermo, un punto saldo. Quindi da qui è nata l'idea di fare qualcosa di importante. Varie riunioni tra, diciamo, noi un po' più anziani e i ragazzi più giovani, e tra le cose che sono uscite fuori, quella di fare una partita del cuore ci è sembrata la cosa più bella e più simpatica, anche perché Roseto manca da tanto nel palcoscenico importante a pallacanestro, quindi abbiamo unito l'utile al dilettevole, quella di fare beneficenza per questa associazione e quella di riportare tutti questi campioni a Roseto e magari di rivedere le tribune dell'Arena Quattro Palme piene come una volta vedevamo quelle del Palazzetto dello Sport. Una parola su questo luogo, un luogo storico, il luogo che accomuna tutta Roseto. Sarebbe bello magari rivederci il Trofeo Lido delle Rose qui in futuro? Ma io credo che questo è il luogo sacro per Roseto, perché non esiste rosetano che non ha giocato a pallacanestro, chi più e chi meno. C'è una tradizione che ci tramandiamo da genitore a figlio, quindi è questo il luogo sacro. Non tanto perché qui l'Italia ha battuto per la prima volta l'Unione Sovietica, ma quando perché oltre ai vari Rauf e compagnia bella, chiunque, qualsiasi ragazzo di Roseto almeno una volta ha fatto canestro in questi magici canestri d'arena. Ultima riflessione sulla beneficenza: nel 2009 avete sfamato gli sfollati aquilani insieme ai tifosi della Fortitudo, adesso voi correte in soccorso alle popolazioni ferite dell'Emilia, sempre nel segno della solidarietà. Sì, l'idea era quella di, comunque, visto il grosso sforzo, l'ottimo risultato che abbiamo avuto quando purtroppo siamo stati colpiti noi dal terremoto, era quella di ripeterci. Io ringrazio personalmente Giampiero Porzio che ci ha messo in contatto con questa associazione, con l'AMO, che è un'associazione di Mirandola che si occupa di malati di oncologia, quindi di malati di tumore, e va a fare interventi proprio dentro le case, quindi, diciamo, più o meno fa la stessa funzione che fa l'Aquila per la Vita. Abbiamo conosciuto queste persone, sono dei ragazzi straordinari, dei ragazzi fantastici, e veramente con il cuore che oggi siamo qui all'Arena per raccogliere questi fondi e per donarli a loro, augurandogli tutto il bene del mondo, perché vi assicuro sono delle persone straordinarie. Il giorno in cui sono venuto qui all'Arena Quattro Palme ci hanno presentato e la conseguente promozione in Serie A. L'anno scorso vedere mio fratello in panchina, quella è stata una grande gioia. Gli ultimi 2 anni che ho fatto qui, C1 e B2 sicuramente. La finale con Pescara gara 2 vinta in casa, semifinale con Termoli sempre in C1 e comunque tutto quest'anno carico di soddisfazioni. La giornata della finale del campionato, 4.200 persone, tutto il palazzetto pieno, un brivido unico dall'inizio alla fine. Diciamo che è stato l'anno più bello con la promozione, è stata una delle gioie nostre, anche diversi dolori, però diciamo che sono stati degli anni passati qua stupendamente. No, lì veramente farei fatica, perché era veramente un gruppo fantastico costruito alla grande da Michele Martinelli, guidato egregiamente da Neven, tutti quanti sapevano fare il loro, ci siamo veramente divertiti come dei matti, partendo da una situazione molto difficile, se la gente ricorda. C'è un ricordo che va oltre tutti gli altri, ed è una partita a Vasto in trasferta dove
chiudo la partita con un tiro da tre da metà campo per impattare la partita e poi rifare un ulteriore tiro da tre supplementare e vincere e tornare a casa con una sassaiola sia dei tifosi che ancora si ricordano di questa cosa, sia del pullman della squadra. Sarebbe scontato dire il fatto della promozione che abbiamo ottenuto sul campo contro Biella. Il fatto di arrivare prima, un'ora e mezza prima della partita e trovare il palazzetto pieno, una cosa pazzesca, cioè una passione che penso sulla Roseta ci sia una roba del genere. Certamente l'anno della promozione soprattutto e le due vittorie col Teramo, l'anno di A1, quindi il mio ritorno in A1 dopo qualche anno, questi sono i ricordi più belli del basket sicuramente. Tutta la stagione della promozione che è culminata ovviamente con la grande festa, nonostante io abbia poi subito un infortunio molto grave, però quella è stata una stagione straordinaria, quindi direi la festa fatta poi con i tifosi, perché io non ero in campo a Sassari quando, nonostante la sconfitta, la squadra conquistò la promozione, ma ero al palazzetto dello sport dove si faceva la vera festa dei tifosi, quindi quella grande esplosione di gioia. Il ricordo più bello è, potrei dire, la vittoria di Palestrina famosa, in cui ovviamente sì, siamo stati promossi, è stato il coronamento di una stagione fantastica per come era partita, per come ci siamo così portati avanti di strada facendo, e ovviamente la vittoria Palestrina è contornata da mille episodi che sarebbe molto, molto lungo raccontare qui. Sicuramente la sera della promozione dalla B alla A, che fu uno spettacolo fuori dal palazzetto, la gente tantissima, fu veramente uno spettacolo unico. E in più anche mi ricordo il famoso treno Cover Jeans, non so se ve lo ricordate, e perciò questo è il ricordo legato alla tifoseria rosetana. Qui ho trovato degli amici, ho trovato delle persone che ricordo veramente con affetto. Sono stati due anni meravigliosi, come intensità, come vita che può andare in alto e può andare in basso. E beh, insomma, la promozione in Serie A, la festa, dare un qualcosa, ecco, a una città che se lo merita per i suoi vissuti, per i suoi passati. Molto bello, sicuramente molto bello. Tante cose, tante partite buone, una stagione ottima quando abbiamo vinto il settimo posto, i playoff. E dopo tutta la gente che ha lavorato qui con me. Prima di tutto ai campionati che ho fatto sono stati campionati stupendi per me, proprio personalmente. Mi ricordo quando Trullo saltò in campo contro Biella, un giro e tiro cadendo a caso dove per puro culo, grande culo, entrò la palla e tutto il palazzetto, 5.000 persone, penso anche di più, che invasero il campo. Sembrava già fatta, era come una sorta di marchio su quello che era il destino di questa città. Doveva essere il primo passo verso il ritorno in Serie A. La vittoria dell'ultima partita, che è stata la salvezza, è stata quella salvezza lì, penso che, almeno per me personalmente, ho fatto 20 anni di pallacanestro, ho fatto tanti campi, ho fatto tanti, penso, ottimi risultati, belle stagioni, però quella, diciamo che se non è sul gradino più alto del podio, è sul podio sicuramente, quindi un ricordo che ho spesso, e le fotografie che ogni tanto rivedo a casa sono sempre emozionanti. Guarda, per me è stata la mia nascita in Italia, quindi il mio ricordo si chiama, la mia carriera sportiva si chiama Rosseto dell'Abruzzo, quindi solo posso dire quello. Uno in particolare non c'è, ovviamente la promozione dalla A2 alla A1 era bellissimo, ma poi anche in A1 abbiamo fatto 2 anni stupendi con arrivando tra i primi 8, facendo i playoff, un anno abbiamo fatto la Coppa. Facciamo un campionato ottimo con Phil Melillo alla guida, si era visto subito che la squadra era stata fatta molto bene da Martinelli, perché vincemmo le prime 6 di seguito, poi sfortunatamente dovettero andare via sia Sandro Dell'Agnello che Adrian Griffin, che poi fece non so quanti anni in NBA, e quindi diciamo che qualcosa di importante si era rotto, però nonostante alcune richieste che avevo avuto io, volevo finire l'anno qua, perché secondo me altrimenti le cose sarebbero andate peggio ancora, e dato che era solo il primo anno di Lega 2 siamo riusciti addirittura ad arrivare al playoff con tanti ragazzini anche.
Come non ricordare la finale, l'ultima partita in casa, la festa che c'è stata per la promozione con noi con le bandane, credo che rimarrà nel mio cuore per sempre. È troppo facile per me la vittoria del campionato del 98, quando siamo tornati in Serie A dopo 16 anni. Beh, di sicuro la promozione ottenuta davanti a una cornice di pubblico spettacolare dalla C1 alla B2 è un ricordo davvero indelebile. L'ultima la D'Annunzio, quando abbiamo battuto il Chieti in un derby che da solo merita una vita. Individualmente la promozione che ho fatto per andare in B1, si chiamava così allora, con Roseto, è passato qualche anno, ma è sicuramente il ricordo più bello relativo alla pallacanestro. Da allenatore diciamo che vabbè, ho letto la file a livello giovanile, l'anno in cui mi si purtroppo, anche se è finito male, l'anno in cui comincia ad avere esperienza in Serie B. Da giocatore sicuramente è l'anno in cui nell'87-88 vincemmo il campionato di B2 con la famosa partita di Palestrina. La cosa più bella, sono stato sempre un po' dietro a questi ragazzi che adesso me li trovo di una certa età, qualcuno si è un po' ingrandito nel senso di espansione e questo è bello lo stesso, tutti i miei figli in pratica. Un ringraziamento perché, ma molto sentito, perché mi ha permesso di ritrovare tante persone, tanti amici e soprattutto fare della beneficenza per una cosa molto importante, quale il terremoto, che le persone, per aiutare le persone che hanno subito danni nel terremoto dell'Emilia. Penso che queste siano quelle serate che fanno bene alla pallacanestro, non soltanto alla pallacanestro rosetana ma alla pallacanestro italiana, quindi un grande in bocca al lupo e complimenti per questa iniziativa. Vi ringrazio veramente tanto per avermi dato questa opportunità, questa soddisfazione da ragazzino, con molti dei giocatori con cui giocherò stasera sono stato, insomma, li ho tifati e quindi è una grandissima soddisfazione essere qui, quindi li ringrazio molto. Sono eccezionali come al solito, io l'ho lasciati tanti anni fa ma sono sempre gli stessi, sono sempre fortissimi, poi quando decidono di fare operazioni del genere, solo un applauso grandissimo a tutti loro, sono veramente grandi. Penso che abbiano fatto una cosa veramente, ma veramente bella, perché è uno scopo nobile quello che hanno fatto e non ci sono parole, anche perché come tifoseria penso che sia una delle più calde e una delle più belle d'Italia. Un grandissimo complimento, ma non avevo dubbi che dalla curva di Roseto potessero uscire queste cose qui, insomma. I tifosi sono qualcosa di impressionante, non lo so, qui a Roseto è vissuta quasi come una seconda pelle il basket, per cui un ringraziamento per questa manifestazione, un onore per essere stato convocato. Il mio legame con Roseto è molto molto forte ed è legato appunto a quell'annata che è stata, a mio parere, indimenticabile, strepitosa, per tutti quanti, ecco, quello sì. Fantastici, io quando ho saputo che l'iniziativa poi è partita tra l'altro da questi ragazzi, non hanno fatto nient'altro che confermare che questa città merita il basket e lo merita ad alti livelli, perché è seguito in un modo come in nessun'altra parte del mondo. Intanto sono contento e orgoglioso che abbiano pensato anche a me per questa serata. E poi sono contento oltre a questo al fatto che questa sera si faccia del bene, si pensi a un motivo così onorevole quale i terremotati, e quindi ben vengano serate di questo tipo. Io innanzitutto voglio ringraziarli per essere qui e mi auguro che, come ho detto prima, la passione che ormai contraddistingue Roseto e la fa riconoscere in tutta Italia possa comunque ritornare presto a, diciamo così, a rivedere un campionato di alto livello, perché questa città lo merita. È una cosa veramente bella e Roseto la merita questa cosa qui, e in più, cosa da non sottovalutare, il fatto che è fatta per una casa nobile, per i terremotati dell'Emilia. E in più è un'occasione splendida per rivedere vecchi amici, anche se devo dire che, tolto io e Roberto, gli altri sono molto più giovani di noi, intendo Roberto Quercia chiaramente. Ci stavano sfottendo che lui è il più vecchio e poi vengo io, però insomma è una cosa bellissima, una manifestazione sicuramente che avrà successo. È sempre il solito incipit, cioè alla fine non è
le squadre, i presidenti, ma è la cornice che ha fatto grande Roseto. Qua sono venuti grandi campioni, io penso che un grande campione qua che è venuto è stato Abdul Rauf, no? Quindi penso che ci sono stati campioni a parte, giocatori a parte, la realtà di Roseto è quella che è, qui c'è una grandissima cornice, il pubblico è sempre stato presente anche adesso, nonostante quanti anni è che qua non c'è il basket, non c'è il grande basket. Dal 2006 non c'è il basket qui e nonostante tutto dei ragazzi hanno ricreato la stessa atmosfera, la stessa scintillina in tanti di noi e sono convinto che anche in quelle poche persone che sono venute oggi o questa sera, poche o tante, ma alla fine è tutto merito di questi grandi ragazzi che hanno organizzato questo evento. Non è enfasi meraviglioso perché facciamo due ottime cose. Uno, riunire dei giocatori, degli allenatori, insomma un qualcosa che riguarda il basket che purtroppo non è tanto facile. E secondo, si cerca insomma un po' di aiutare, anche se per un minimo, queste popolazioni che ecco ora non se la passano troppo bene. Quindi io voglio ringraziare per tutto che hanno fatto per me, aiutare mia carriera, aiutare a lavorare qua e invitare, e soprattutto invitare per questa partita, venuto volentieri. Le parole sono poche, devo dire la verità, dire qualcosa è troppo facile, perché secondo me è un evento veramente importante sia per la gente dell'Emilia, che è un pensiero veramente favoloso, ecco, proprio. Devo dire, ho poche, veramente mi emoziono perché ne ho visti veramente pochi tifosi fare una cosa del genere, ecco, per cui e anche devo ringraziare che mi hanno chiamato, ecco, perché io non è che sono un grandissimo giocatore, per cui per me è favoloso, come 2 anni fa che sono venuto per il libro, sono cose che per me rimangono veramente nel cuore, ecco. Ah, strepitoso, guarda, c'ho la pelle d'oca, mi sono emozionato, avevo fatto una partitella con l'annata dell'80, la prima promozione storica dopo la quale venne la nostra ed era stato bellissimo, oggi ancora di più mi sono emozionato a rivedere poi l'Arena 4 Palme, una cosa, vabbè dai, è stato un insieme di emozioni, grazie, spero di essere ancora in grado di venire a giocare quando ne rifaremo un'altra magari per il ritorno in Serie A di Roseto. Grazie a loro, ecco, e in questo come simbolo loro, leggo te Luca come simbolo loro di tutti la rosenità italiana, tu riesci a trasmettere a tutta l'Italia sei il loro portavoce, sei quindi quello che si hanno, si sa di loro di Roseto è grazie a te, quindi un ringraziamento a te che tieni vivo sempre il nome di Roseto, che a noi ex rosetani ci fai ritornare alla mente tanti buoni ricordi, tante belle cose e crei situazioni serate come questa dove possiamo venire a ritornare a risentirci per una sera orgogliosi di essere rosetani. Guarda, io ricordavo Roseto a tutti i tifosi locos, però loco, ma ancora sono di più pazzi e loro si meritano questo e tornare un'altra volta a pallacanestro qua. Hanno fatto una cosa bellissima per Terremotati, sono contento perché riviviamo una giornata a vedere tutti gli ex giocatori e qualcuno magari ancora in attività. Non dobbiamo dimenticare anche chi è assente che ha fatto la storia di Roseto, che è che oggi magari qualcuno che non c'è proprio più che ha fatto anche la storia di Roseto. Bello perché hanno sfruttato questa occasione purtroppo per fare qualcosa di buono e quindi per noi che siamo messi a disposizione siamo venuti volentieri, perché è un modo anche per rivedersi e ricordare delle cose più piacevoli di quello di cui siamo qui stasera. Mitici, hanno organizzato una festa bellissima con un pubblico, credo, delle grandi occasioni, la cosa va sicuramente a merito loro. Queste cose fanno non piacere di più, è chiaro che gli anni passano e ci ricordano un po', insomma, che stiamo invecchiando. Però l'affetto che mi hanno dimostrato i tifosi, soprattutto con quell'anno della promozione, è stato tanto grande che me la sono portata dietro per tutti questi anni e sono molto legato ancora a loro. Quindi un grazie e spero che Roseto possa tornare in Serie A al più presto. Il fatto che si siano ricordati di me sicuramente mi ha riempito di
orgoglio e di insomma serenità, perché vuol dire aver condiviso un piccolo pezzetto di strada insieme, e per questo li ringrazio. Fantastici, non ho parole, io ho vissuto il terremoto all'Aquila, so che cosa significa e so quanto questi ragazzi abbiano un cuore grande, straordinario, indimenticabile, bravissimo. Rossetani, io ho quella sciarpa dentro la mia macchina, quindi la porto sempre con me, e di conseguenza che pensiero. Siamo qui da Rossetano, per i rossetani, tra i rossetani e assieme ai rossetani, per fare qualcosa di utile per i terremotati dell'Emilia. C'è poco da dire, è una cosa bellissima, emozionante, che tocca, che fa sempre piacere, e Roseto la conoscono tutti, anche visto che parliamo della storia rosetana, anche ricordando i famosi viaggi di Livorno, di treni di Vigevano, quindi veramente qualcosa di emozionante, un applauso sincero ai tifosi. Grande, grande, una cosa che devono rinnovare, perché è una cosa viva a chi viene e i giovani che stanno dopo di loro, perché questa è una cosa che porterà avanti Roseto e la sua storia in eterno. Io voglio ricordare una grande persona, un grande uomo che ha fatto tanto per il basket e per la città di Roseto, Giovanni Giunco. Come prima persona è il presidente Chiappini, uno che secondo me ha dato tanto al basket rosetano. Anche Giunco, perché credo che sia un'istituzione. Ce n'è più di una, vabbè, Rauf sicuramente, perché mi ha fatto impazzire un po', penso tutti quanti. Poi l'anno di Bonaccorsi c'era Busca, lui, Bicio, sicuramente facenda. Infatti è un onore giocarci insieme stasera. E sicuramente il presidente Giovanni Giunco. Era una persona eccezionale, mi ha aiutato in tutto, mi ha fatto amare il posto. È partito tutto da lui e a lui devo ringraziare. Anna Maria Verdini, che noi la chiamavamo la zia, perché diciamo che stava sempre con noi, era diciamo il fulcro della nostra squadra. No, ce ne stanno due sicuramente, uno è Nicola Mariani e l'altro è Ernesto, che purtroppo non sono più con noi, ma che in quell'anno sono stati veramente fondamentali per noi e che li porto sempre nel mio cuore. In particolare Giovanni Giunco, che è un personaggio indimenticabile, che ha dedicato tutta la sua vita al basket rosetano, per cui penso sia doveroso segnalarlo. Parlo di Diego Tarquini, che era il ragazzo al tempo che era in camera con me, adesso sta per diventare papà, quindi sono molto legato a lui, molto legato a lui e alla famiglia, anche se erano 14 anni che non ci tornavo a Roseto. Quest'anno ci sono tornato e giuro, prometto che ci ritornerò molto più spesso, non passeranno altri anni così, insomma. Non voglio escludere nessuno perché ricordo tutti, però se proprio devo andare a scavare in fondo, io, il mio pensiero va certamente a Giovanni Giunco. Nicola Mariani. Un grande abbraccio a Nicola. Tutte le persone che amo ricordare sono fortunatamente con me questa sera. Una che invece manca è il professor Battista, a cui ovviamente io ero molto molto legato. Ovviamente la sua simpatia, il suo modo di essere ha caratterizzato la mia presenza qui poi a Roseto. Nominarne uno sarebbe sbagliato, perché di amici tanti. Purtroppo qualcuno se n'è andato, ne ricordo uno in particolare che poteva essere Domenico Belisari, l'arbitro, Anna Verigni, e purtroppo ho saputo che è morta un'altra tifosa rosetana, che era Rosanna Nisi. Io qua ho incontrato le persone come te, ho incontrato le persone, le altre che sono venute qua a allenare o a giocare. C'erano persone del basket, direi, ecco, con Torda ci conoscevamo molto bene, Ciafardoni, ma poi c'erano anche persone al di fuori, Antonella Nisi, non so, e Andreina, non so nemmeno il cognome. Vita sia di basket che fuori basket, ecco. No, sicuro che non è una. Soprattutto Michele Martinelli, che mi ha portato qua, presidente Domenico Alcini, famiglia Cimorosi, dove sono stato, dunque ci sono tanti. Ci sono due persone, Giunco, Giovanni, il mio presidente, e anche
il signor Felicioni dove io mangiavo, dormivo, e per me è stato il nonno in quegli anni là, ecco. Di grande affetto, perché l'ho vissuto di più, sono stati i mitici ragazzi dell'Oasis, da Filippo, Massimo, Giovanni, Silvio e tutti gli altri messi insieme, che hanno un grande ricordo, tutti belli, bellissimi incontri fatti durante l'annata, e le persone professionali e passionali come te che portano avanti ancora questo credo in una città che va più spronata e che ha bisogno probabilmente anche di altre piazze, di tornare agli arbori. E cosa devo dire? Tutto un mondo fantastico. Qua siamo in un posto dove si respira, si vive basket, è una meraviglia. Se dico, faccio un nome, potrei fare torto qualcuno, però quando io dico Domenico Alcini lo intendo come tutta parte di quel gruppo, da Daniele Cimorosi e Domenico Cimorosi a Martinelli, all'onorevole Norante, a Mimmo Di Marco, ecco, dico Domenico Alcini e Marinella come simbolo di tutto il gruppo, che sono rimasti grandi amici, che sono grandi amici, quindi oltre che dirigenti c'è stato un rapporto oltre che professionale. Sono tante persone che posso adorare, ma Phil Melillo, Leo Busca sono rimasti proprio dentro il cuore. Penso che Michele Martinelli è stato un grandissimo personaggio per Roseto e anche per me, perché io mi sono trovato benissimo con lui, ha portato giocatori importanti, ha cercato sempre di cambiare per il meglio della squadra, ha cercato sempre di fare la squadra più forte. È stato un grandissimo personaggio. È un ricordo particolare, per la verità, di tutti. Poi non si può non menzionare Nicola Mariani, che era sempre con noi, e quindi era tutto per noi, per qualsiasi cosa lui sapeva darti una soluzione, una risposta. Non posso ricordarne una, ce ne sono tantissime, ancora tanti amici qui e vorrei ricordarli tutti, non dico un nome perché me ne dimenticherei sicuramente qualcuno. Vorrei ricordare il colonnello Aldo Anastasi, il presidente Giovanni Giunco, sono persone a cui sono molto legato, se ho fatto la pallacanestro lo devo soprattutto a loro. Vorrei ricordare anche il professor Bacchetta, che forse in questi ultimi anni è stato un po' bistrattato e non ricordato, Giorgio Bacchetta, che è morto, ci ha lasciato l'anno scorso, e anche Tonino Brucia, che ha fatto la storia della pallacanestro rosetana. La domanda più facile in assoluto, perché Giovanni Giunco, che mi volle fortemente a Roseto e con cui ho trascorso 3 anni davvero molto formativi, una persona di una grande coerenza e di grandissimo spessore, davvero un uomo che mi manca sotto molti aspetti. Giovanni Giunco. Due sopra tutti, Giovanni Giunco e Aldo Anastasi in cima a tutti i ricordi. Una persona che forse ultimamente avevo non abbandonato, avevo dimenticato, ma che non vorrò mai dimenticare, che è il colonnello Anastasi, che è quello che mi ha fatto innamorare della pallacanestro. Io vorrei approfittare, anche se è un giorno bellissimo di festa, chi manca, chi non c'è con noi, da Giungo a Nicola, a tutti gli altri che adesso non ricordo. È una cosa che mi commuove proprio quando ci sono le feste e le partite. Tutto, la città, il mare, la gente, il mangiare, tutto. Io sono di Roseto e per me ogni giorno è bellissimo. Quando mi alzo la mattina e sono a Roseto perché amo la mia città, quindi ogni giorno è spettacolare. Ho tutto qua a Roseto, la famiglia, tutto, il mare, diciamo il mare, dai. Il ricordo più bello è quello che ho tuttora, ci vivo, ho famiglia, meglio di così. Sono andato via da Roma e sono rimasto qua. La cosa più bella è Roseto. La città di Roseto per me ha significato diverse cose. Tra parentesi, ho preso moglie qua, perciò uno dei ricordi più belli che mi è rimasto. La città tutta in generale, direi come personalmente, quando è stato calato lo striscione della curva che minneggiava playoff raggiunti prima della serie con Bologna. Vabbè, i ricordi di Roseto sono sempre legati al basket. E io qui in questo impianto ci ho vissuto l'infanzia e non so quanti palloni ho consumato, per cui questo è il mio ricordo più bello. Parlare di Roseto è parlare del mare, quindi sicuramente ogni volta che penso a Roseto mi viene in mente il mare, quindi è un bellissimo ricordo come posto. All'uscita autostradale, quando leggi Roseto e gli Abruzzi, mi passano i dolori, mi passano le incazzature, scusate la parola, e mi ritorna la voglia di giocare a basket anche. Il mare.
il mare e può bastare. Senza dubbio il calore e la passione di tutte le gente di Roseto, al di là dei tifosi, non posso al di là del fatto che io non mi sono mai allontanato, però voglio dire, ricordo perfettamente che era come sentirsi a casa. La città di Roseto, il ricordo è bello proprio come città, tanto che io mi ci sono comprato a casa dopo 30 anni e tutte le estati vengo qui al mare, perciò Roseto è la mia seconda patria. Il calore del pubblico? Sì, il calore del pubblico, super, mai trovato un calore del genere. Forse simile come realtà cestistica è la realtà forlivese, cioè l'affetto che ho trovato nel Palafiera l'ho ritrovato qua a Roseto, tutti i ragazzi volenterosi, ragazzi che ogni domenica sia in trasferta che in casa c'erano sempre, avevano sempre una parola buona, mai una cattiva. Guarda, il mare, per forza. Io sono sempre venuto da città interne senza mare, quindi Roma, Siena. Quando ho detto guarda potresti andare a Roseto degli Abruzzi, francamente ho detto e allora che cosa si sfrutta? Le meraviglie che offre Roseto degli Abruzzi, offriva quello, quindi meraviglioso. Per me prima cosa sono tifosi. La gente, sicuramente il tifo, il fatto che durante la settimana si veniva e loro erano con me sempre gentili, carini, questa è la cosa più importante. L'alba del giorno dopo il ritorno in Serie A, fatta in spiaggia, sugli scogli con gli amici, e il momento prima il rombo, il rullo di tamburi, il boato, tutto quello che c'era sotto nel tunnel prima di entrare, tanto da spaventare i giocatori di Biella che dissero ragazzi per favore entrate prima voi. Quello penso che sia stato il momento più bello, e l'alba del giorno dopo. È stato sicuramente dopo la vittoria a Teramo, rientrare qua a Roseto con tutti i tifosi che aspettavano, che festeggiavano, che poi ci hanno aspettati al Palazzo dello Sport. E poi per quel che mi riguarda invece ricordo l'ultima il giorno che ho fatto il trasloco definitivo, me ne sono andato e giravo come un ebete per Roseto, perché ogni posto, ogni luogo mi ricordava qualcosa di piacevole, qualche momento bello, e quindi ho voluto gustarmeli fino in fondo. Roseto dell'Abruzzi. Ho scelto di vivere qua, ormai sono residente con mia famiglia da 15 anni, a parte i 4 anni che ho allenato, e quello dice tutto, insomma, alla fine stiamo benissimo qua e siamo contenti. Quando partivo da casa mia venivo giù all'allenamento tutti i giorni e c'erano tutti i ragazzini che cantavano il coretto. E quindi io praticamente, per me ogni allenamento era una partita, quindi mi caricavo a mille, come è andato bene quell'anno lì, è andato bene tutto. Io sono arrivato, ho visto subito la presentazione, l'Arena Quattro Palme, per me la cosa più bella della città, penso anche più simbolica. Ecco. Sicuramente il mare e la spiaggia, sicuramente sono le cose più belle. Beh, sicuramente l'attaccamento alla squadra di pallacanestro, che nel corso degli anni è stato sempre costante e sempre molto vero. La gente, il calore, l'affetto, la grandissima capacità di essere sempre vivi. Beh, la pallacanestro è il Roseto degli Abruzzi e quindi non possiamo uscire da questo campo. Beh, è sicuramente il mare, sicuramente la passione per la pallacanestro, sicuramente sono due cose che ci siamo nati, quindi non posso dire, non mi viene altro da dire. La cosa più bella di Roseto indubbiamente è il pubblico, con la sua storia di basket che è riconosciuta in tutto il mondo e quindi è un bellissimo ricordo.